Il talk parla semplicemente dei metodi di tracciamento e controllo, affronta il concetto della sorveglianza globale, come potrebbe essere utilizzata. Abbiamo visto negli ultimi tempi come siamo tutti quanti osservati, per esempio dal 1942 con gli accordi UKUSA, i cinque occhi hanno formulato questo accordo che si chiama Echelon, che fa una rete di spionaggio, no? Quindi non si accenna principalmente a questo, ma ai sistemi più moderni di spionaggio che sono stati rivelati da Edward Snowden, con alcuni leaks e con alcune informazioni che sono trapelate dalle agenzie di intelligence americane, e in questo modo noi parliamo appunto di quale potrebbe essere lo scenario della sorveglianza globale, cioè a che cosa serve la sorveglianza globale e soprattutto come potrebbe essere utilizzata per fare il reverse sulle persone e prendere controllo della democrazia. Quindi sono enunciati i principali metodi di controllo e quale potrebbe essere lo scenario, la violazione della privacy, che cosa comporta e perché è importante. Poi viene fatto un cenno al progetto Panopticon di sorveglianza delle telecamere e poi altre cose che possono essere utili per difendersi dalla sorveglianza globale. Un altro talk che ho fatto è l'autovaneggiatore elettrico, che è una cosa un po' da ridere, però che ha degli aspetti molto interessanti. Praticamente, anteponendo una telecamera davanti alla televisione, se la telecamera è collegata alla televisione è possibile creare un feedback. A questo punto, con un procedimento che permette di non perdere l'immagine regolando bene tutte le varie situazioni, è possibile creare lo stesso calcolo che si potrebbe fare con un computer, più o meno simile, del cosiddetto giochetto Life, il gioco della vita, che è un gioco in cui si creano degli automi cellulari che si evolvono. Infatti, anche nell'autovaneggiatore elettrico, che appunto è un dispositivo che vaneggia da solo, è possibile fare un calcolo informatico utilizzando dei sistemi analogici, una telecamera e una televisione. Questo poi è utilizzato per spiegare come si può tranquillamente produrre una stessa situazione per quanto riguarda appunto il calcolo cellulare in ambienti biologici che possono essere utilizzati per calcolare varie cose, come per esempio l'andamento della popolazione o l'andamento dell'economia. Ovviamente non conviene farlo con una telecamera o una televisione, quindi è un talk molto interessante che parla appunto di arte, logica e delirio, che sono tre cose che vengono utilizzate per esprimere un concetto, far passare le chiavi praticamente della cibernetica e le chiavi praticamente che ti mostrano che ogni cosa in realtà può evolversi esattamente come un automa cellulare, facendo passare dei concetti utilizzando un linguaggio artistico, ma anche un linguaggio più o meno scientifico. Tutto sommato analogico.